Allora, come avete capito, l'appuntamento con Era di Meta e le playlist dei nostri ospiti è assolutamente non di chi ovviamente li intervista. Questo corriamo il rischio di sottolineare ogni volta, e questa volta lo abbiamo fatto assolutamente. Buonasera Giorgio, buonasera Enrico. Buonasera. E le playlist, dicevo, sono tipicamente rock. Questa ve la ricordate, ragazzi? L'avrò sentita qualche volta. Sì, sì, questa sì. In bagno? Ma non lo so, guarda, parte. Io... Mi piace che ogni volta non fai che sottolineare la nostra totale incompetenza di livello musicale. Assolutamente. E Filippo, non ho parole. Nemmeno lui, nemmeno lui. Però parole questa sera sicuramente ce l'ha l'ospite, il tallonatore della M3 Rugby San Donà. Questa sera, questa è la sua prima canzone che ha scelto per questa sua personale playlist. Conosciamo questa sera Amar Kudin. Buonasera. Buonasera a tutti. Perfetto. Un ragazzo dal cognome esotico, Alberto. Lui è originario della Croazia. Ci spiegava prima che è nato in un paesino vicino a Split, ovvero il bello grande, a Spalato, un paesone? Sì, Makarska, vicino a un'ora e mezza da Spalato. E... quindi un dalmata, quindi sì, un uomo di mare. Sì, è un posto di mare? Sì, 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 sì. Lo consigli per le vacanze? Molto. Molto? Cioè, sì, ci sono bei posti? Sì, sì, sì. Boh. A livello di mare, ragazze, mangiate. Bellissimo. Lo consiglio a tutti. Posti e mangiate, d'accordo, sì, per loro due e per il resto, insomma. Ah, beh. Vabbè, ma poi offre Kudin, comunque. Sì, offre Kudin. Sì, sì. Ospiti. Perfetto, allora. Ben, boh, allora ci mettiamo d'accordo se ovviamente poi le cose andranno come ce l'auguriamo per il meglio a fine stagione. Speriamo. Ti veniamo a trovare. Estate 2014 in Dalmazia. Ripeti il nome del paese? Makarska. Makarska. Creiamo, sì, l'evento subito. Siete su Facebook. Tutti invitati. Tutti invitati. Cazzi tuoi adesso, assolutamente. Chissà quanta gente. È una proloco che funziona. È una, sì, proloco, sì, che funziona. Alla grande anche. Bene, bene. Amar Kudin, che è il tallonatore dell'amatore rugby San Donà. Io voglio fare una domanda sola al volo, poi ovviamente lo curerete voi. E ci avevamo già pronto un'altra canzone dopo, la seconda sua, che riguarda ovviamente la sua personale playlist. Come nasce dal punto di vista tipicamente sportivo, rugbistico, Amar Kudin? È la più semplice, la faccio io. Ho iniziato da molto piccolo, all'età di 5 anni, mm-hmm, un po' per, diciamo, sono stato obbligato, tra virgolette, perché ero un ragazzino abbastanza vivace, diciamo. Mm-hmm. Il mio soprannome era Terremoto. Terremoto? Per cui... Iemenavi? No, no, però ero abbastanza irrequieto, diciamo. E niente, un amico di mia mamma che all'epoca allenava rugby paese gli chiese: guarda, se vuoi portarcelo il pomeriggio, vediamo se riusciamo a metterlo un po' in riga. Mia mamma, non avendo altre possibilità, perché ormai aveva provato di tutto. Le aveva provate tutte, ha detto, sì, proviamo, ha detto, con rugby. Guarda, vediamo. Tu li hai visti tutti belli e grossi e hai detto... No, beh, quando sono arrivato lì, diciamo che mi sono calmato molto. E sì, è stato anche abbastanza un po' vergognoso il mio inizio, fondamentalmente, da parte mia, e da parte mia mamma molto dolce, perché le prime partite, diciamo che non passavo a menare gli altri giocatori, ma siccome la mia giovane età, 5 anni, pensavo un po' a raccogliere le margherite in campo. Beh, capita, eh. Finché non è arrivato il giorno che mi sono rotto il naso e lì ho avuto un cambiamento... Adesso meno io. Ha capito, ha detto qua si usa, sì, è meglio bisogna usare la testa che... in un'altra maniera. Esatto, esatto, bene. Tocca a voi, ragazzi. Beh, per fortuna che a paese a quell'epoca non c'era il judo, perché se si potesse vedere Amar Kudin, ha proprio un fisico anche che potrebbe andare benissimo per un lottatore. Un ragazzo che è stato definito da Granzotto, un grande tifoso del San Donà, un tallonatore moderno, poi ci spiegherà che cosa vuol dire. Un ragazzo che, come che avete sentito, salutiamolo, sì, Granzotto, che Granzotto è Roberto, uno dei più grandi tifosi del rugby San Donà, l'anima insieme a Bonacaucio della curva San Donatese, che hanno preparato tra l'altro una fantastica coreografia per, sì, sabato. Mi è piaciuto? Sì, sì, molto. Per noi è stata una sorpresa, non ce l'aspettavamo. Quando siamo scesi in campo, subito non vedi le tribune. Quando siamo girati abbiamo visto questa cosa qua, infatti siamo rimasti tutti un po'... Però veramente, veramente bello, veramente si è sentito proprio... Sostanzialmente si trattava di una grande maglia con i colori bianco-celesti storici del San Donà, che quest'anno un po' passati di moda. Però, mm-hmm, insomma, una maglia che ricordava i bei tempi passati, con scritto
Rugby Sandonà, molto molto bella. Guarda, tanto per chiudere un attimino il discorso tempi storici, l'altra sera, penso domenica sera, ho beccato su un Rai Sport, diciamo un servizio d'annata, c'era una domenica sportiva e davano anche i risultati del rugby, c'era il fracasso Sandonà. In bianco e nero, bianco e nero, bellissimo, bellissimo. Fracasso Sandonà. Anni 70, 80. 80, 80. Mi auguro ci fossero i colori, però, sulla TV italiana. Ma fracasso era anni 80. Però la trasmissione era bianco e nero. Secondo me era più vicina agli anni 70. Perché 74-75 è il primo anno fracasso, se ricordo bene. Io non ho provato ad andare giù dal, diciamo così, dal divano a tirare due pacche alla televisione. Non so se era incantata, però di solito dai colori. TV degli anni 70, quindi. La mia degli anni 70 dà ancora il bianco e nero, maledetti. Prego, continuate pure. Quindi si diceva che Amar Kudin è un tallonatore. Spieghiamo velocemente cos'è un tallonatore. Il tallonatore è il ruolo tra i più chiave della mischia, tra gli 8 giocatori che appunto formano la mischia, ed è anche dal mio punto di vista il ruolo più claustrofobico, perché praticamente si sta avvinghiati a due piloni, uno a destra e uno a sinistra, con dietro i giocatori di seconda e di terza linea e davanti i giocatori specchiati appunto della squadra avversaria. Che sensazioni si provano da tallonatore quando ci si trova appunto a contatto con gli avversari? Beh, sicuramente lo consiglio a tutti. lì per lì non ci pensi, lì per lì sarà l'abitudine, sarà non so cosa, però la foga che hai in quel momento e solo il pensiero di buttare indietro l'altra mischia, però lì per lì sei tutt'uno con gli altri 7 tuoi compagni e pensi solo a fare... A guadagnare metri. A essere il più forte possibile e cercare di passare sopra a chi è davanti. Però sì, è un ruolo abbastanza... Non posso dire duro, perché nel rugby qualsiasi ruolo è duro, però hai qualche responsabilità in più di qualche altro ruolo, quello sì, sicuramente. Perché bene o male in mischia sei tu quello che comanda, sai che hai altre 7 persone che devono ascoltare quello che dici tu, e in touche c'hai la responsabilità del lancio, per cui anche lì... insomma, un bel impegno, sì, comunque. Sì. Amar Kudin, che ha quanti anni? 21. 21 anni, quindi giovanissimo e diciamo una delle promesse, diciamo così, del... Da rugby, non solo sandonatese, te lo auguriamo ovviamente, vista l'età molto giovane. E andiamo con la prossima canzone, poi diamo spazio alla regia. Prossima canzone scelta da... una cosa veloce riguardo a The Passenger. Sì. C'è qualcosa, qualche aneddoto che ti lega a questa canzone in particolare? Beh, diciamo che tutte e tre le canzoni che ho dato oggi sono un po' le canzoni che mi accompagnano nel prepartita e prima non avevo dubbi. Qualsiasi altra come tutti, cosa ovviamente, sì. Che mi deve preparare a far qualcosa. Per cui sì, sono le tre canzoni che secondo me mi rappresentano un po' di più. Sicuramente The Passenger è quella che mi tranquillizza un po'. Le altre due mi caricano, mentre The Passenger deve un po' tranquillizzarmi, per cui... Perfetto. Allora, carichiamoci. A proposito di canzoni che caricano, ci sono questi Rudimental, che ovviamente Enrico Michelino e Giorgio Pagan conoscono. Adesso infatti vi facciamo noi una presentazione della canzone. Prego. È molto bella. Se volete, è molto bella. sulla parola. I Rudimental, che sono famosi, tra le altre cose... Sono praticamente saliti alla notorietà per aver cantato una canzone, per aver collaborato con John Newman, un personaggio che adesso sta vendendo molto, tra le altre cose. Loro sanno sicuramente queste cose, ma bisogna dire che fanno un genere che Enrico e Giorgio, prima di andare a letto, ascoltano molto volentieri. Il drum and bass, certo. Vi piace, vero? Io lo ascolto anche la mattina. Perfetto, andiamo con la canzone allora, dai. Rudimental, scelta da Amar Kudin, questa sera il nostro ospite in area di meta, insieme a, diciamo, a un personaggio femminile, si chiama Ella Airy. Questa è Waiting All Night. Sbagliato tasto. Il personaggio che si chiama Overberg, questo signore che è giovane, molto giovane, e si parla già di lui come un astro nascente per il nuovo genere electro house, anche dubstep se vogliamo, ma questi sono i generi che vanno molto adesso. Io avevo la televisione a casa in bianco e nero e voi magari musicalmente parlando siete rimasti, che ne so, a Nilla Pizzia, che ne so. Aspetta che t'apro il microfono.
Vai, vai. Posso? Vai, vai. Scusa un attimo, non mi avevi detto che questo era drum and bass? Quello prima. Ah, questo è un po' più dubstep, ma lasciamolo dire ad Amar che, che queste canzoni magari le ascolta spesso e volentieri. No, a livello di generi io me ne intendo poco di musica, io se una canzone mi piace la ascolto, sono abbastanza ignorante su... Però questo, diciamo così, è un qualcosa che sta andando molto, sì, fra sì, i giovani. No, ultimamente sentono poi tante canzoni. L'unico non giovane sono io, quindi alla fine... Mi sono beccato. Bene, Amar Kudin con Overwerk, questa è la canzone, il terzo pezzo che ha estratto dalla sua personale playlist, Daybreak, tra l'altro il titolo del brano, e una cosa che lui ascolta molto volentieri per caricarsi, questa carica, sì, assolutamente, sì. Non c'è problema, cioè si parte con The Passenger e poi pian piano si sale, sì, si sì, sale, sì, fino ad arrivare al punto, diciamo così, del cambio, dell'entrata in campo. E lì bisogna rendere. Esatto. Questa era di Meta con Alberto Maschio. Buona serata a voi e a tutti gli amici di RSD Radio San Donà. C'è una cosa che poi sveleremo più tardi per quanto riguarda la diretta di domenica prossima, che vedrà impegnato l'Amatori Rugby San Donà contro la Capitolina Roma, domenica a partire dalle 15, ma vi sveleremo tutto tra poco. Ricordo i miei compagni di viaggio, che loro ovviamente sono quelli che stanno sul pezzo, cioè Enrico Michelino, Giorgio Pagan. E le splendide foto che ogni volta potrete vedere direttamente anche sulla pagina area di Meta, campionato sportivo, ricordatelo, perché c'è scritto così. Regole di Facebook. Esatto. A Filippo Battistella. A voi ragazzi per l'ultima tranche insieme ad Amar Kudin, il nostro ospite questa sera. Amar Kudin, tu hai usato appena adesso un aggettivo ignorante che hai già usato pochi minuti fa durante la pausa pubblicitaria per descrivere le mischie che si giocavano almeno fino al cambiamento di regolamento estivo. Sì. Adesso c'è un pre-ingaggio e questo permette alla mischia sonoratese, dicevi, di rendere ancora meglio di quanto rendesse l'anno scorso, e ricordiamolo per i nostri ascoltatori che comunque la mischia sonoratese è il punto di forza di questa squadra. Sì, siamo riusciti a organizzare molto meglio rispetto ad altre squadre magari il lavoro collettivo, mentre ci sono squadre che ancora cercano di lavorare un po', come ho detto prima, di ignoranza, per cui i piloni magari iniziano a spingere per conto loro per far vedere che sono più forti. Un po' di scorrettezza, insomma, ecco. No, non tanto scorrettezza, diciamo che sì, vogliono... Di malizia. Forse sì, un pochino ce n'è. Di carogna, sì, ecco, sì. Ecco, è la parola giusta. No, per cui no, stiamo facendo un ottimo lavoro con Mauro Dal Sie, riuscito a prendere tre mischie, tutti i ragazzi che lavorano allenandosi con noi, giovani, più anziani, è riuscito a fare veramente un lavoro pazzesco, e stiamo ancora continuando a lavorare molto bene e speriamo di continuare così fino a fine campionato e migliorarsi sempre di più. Non solo in mischia ma anche in touche. No, esatto, anche in touche stiamo andando abbastanza bene. Non si è mai perfetti né in mischia né in touche, diciamo che la perfezione, io sono uno che pensa che la perfezione non esiste, per cui però si può lavorare per avvicinarsi. E detto da un giocatore giovane come te è tutto dire, nel senso che comunque si pensa sempre che i giovani siano portati più a, diciamo così, a prendere il largo in maniera proprio magari spensierata, però dire che comunque non si è mai arrivati, che comunque bisogna sempre lavorare a 21 anni, diciamo, è un bel punto di partenza. Ho avuto dei mentori, diciamo, che mi hanno sempre, tra virgolette, tirato su facendomi pensare in questa maniera qua, e forse è un bene, perché bene o male quel poco che sono riuscito a giocare a rugby, perché sono ancora, tra virgolette, io dico sempre sono appena nato rugbisticamente parlando, perché non ho ancora fatto niente e devo solo ringraziare loro fino adesso, ed è la cosa che mi spinge a far sempre meglio, a cercare di far sempre meglio, questo sì. E finora quale individui come il momento più alto della tua giovanissima carriera? Beh, sicuramente l'anno scorso per me è stato l'anno più positivo che ho fatto, perché arrivavo da un campionato più basso come la Serie A2, non mi aspettavo di giocare così tante partite, non mi aspettavo tutta questa fiducia, e sì, da un giocatore, comunque avevo 19-20 anni, ho fatto... quello che ho fatto. Sì, Amar Kudin infatti è entrato in squadra l'anno scorso, è stato quasi subito titolare nel suo ruolo. E subito 5 mete. Sì.
primo di cui una anche fare... in diretta televisiva nella sfida seguita dalla Rai. Primo anno così subito... Sì, è stato secondo me un anno positivo, io spero che quest'anno riesca a migliorarmi e sicuramente speriamo con le mete. Adesso come adesso sta andando un po' così così, però dai... Ti dispiace Enrico se adesso chiedo a Cudine qualcosa di scabroso, perché settimana scorsa sapevo io lo sapete no non è quello che pensi te, quello no, arriva magari fra niente. Un minuto l'ultima tranquillo. Parentesi tecnica tecnico? Sì, perché la settimana scorsa, adesso ne parleremo nella parte successiva del programma, Sandona comunque ha perso di 2 punti, 23-25 contro Padova, una partita dove comunque gli avanti sandonatesi hanno prevalso su quegli avversari, dominato direi quasi. La seconda meta di Billot e loro mediano di Mischi è nata su una palla che gli è sfuggita tra i piedi con un'introduzione nostra, se non vado errato, lì cosa è successo? Lì c'è stato un attimo un calo di tensione, non si può dare la colpa a nessuno perché comunque, o forse ci siamo un po' adagiati, abbiamo visto che eravamo nettamente superiori in Mischia, in quel caso la Mischia era girata un attimo a destra, loro, per cui era la nostra sinistra, e niente, ho tallonato la palla pensando che uscisse sul canale giusto, la palla è uscita sul canale tra numero 7 e numero 8, nessuno se l'aspettava. No, io te lo chiedevo... per questo, perché quello come ha introdotto l'argomento secondo me è perfettamente l'immagine di quello che sta succedendo adesso a Sandona, ovvero siamo una squadra che è cresciuta molto rispetto all'anno scorso e che tuttavia soffre questi cali di tensione che tu hai appena descritto. Secondo me, e credo che Enrico sia d'accordo con me, quando riuscirete a superare anche quest'ultimo piccolo problema, allora saremo veramente uno dei top team dell'eccellenza. E secondo me quest'anno stiamo puntando paradossalmente fin troppo sulla Mischia, perché siamo talmente più forti che puntiamo solamente su questo fondamentale, lasciando un po' perdere il gioco ai tre quarti, che in alcuni momenti ci avrebbe magari portato alla possibilità di segnare mette al largo, visto che avevamo più volte la superiorità. Sì, c'è anche un po' di diciamo sfiducia tra Mischia e tre quarti, diciamo. Noi ci sentiamo più forti in Mischia, per cui magari cerchiamo di risolvere le cose tra di noi. Sicuramente i tre quarti vogliono più palloni, giustamente, e comunque sì, rugby non esiste solo la Mischia, ma ci sono anche i tre quarti. Scusate la mia ignoranza, volevo chiedere una cosa ad Amar. C'è un giocatore, adesso mi sfugge perché io dal punto di vista rugbistico ho una gran passione, però ignorante proprio, lo devo dire. Un giocatore, un tallonatore se non sbaglio, di colore, non so se è australiano o sudafricano, piccolino, fa il tallonatore, che è quello che praticamente... No, non è quello. Non mi ricordo il nome... Ma sta esplodendo il cervello in questa parte. In che categoria, in che squadra? Nazionale. Nazionale, però devi dirmi che è nazionale. Vabbè, facciamo non so che ci se sia. È australiano o sudafricano. Facciamo che ci sia. Andiamo alla fine della No, domanda. Volevo sapere se il ruolo è quello. Quello che praticamente deve tirar fuori dal... Diciamo così, il pallone dalle... No. Il tallonatore, diciamo, solo in Mischia, oppure... Quello che lancia anche le touche, presente? Sì, esatto. È quello che sta nel mezzo della Mischia, esatto. Ordinata quando si è formata. Quello che le prende tutte praticamente. Sì, dai. Cerchiamo. Destra, sinistra. Sì, te Alberto, secondo me tu stavi parlando del mediano di Mischia. Mediano che di Mischia, è piccolino, cosa, ed esatto. È nel nostro caso è Rolato. Muccelli, esatto, che è quello che deve prendere il pallone quando esce dall'aggruppamento degli avanti, mentre lui è quello che fa ripartire l'azione, esatto. Allora ha sbagliato ruolo, mentre lui è quello che prende le botte in testa proprio all'impatto fra le due tartarughe. Ci deve essere qualcuno che fa il lavoro sporco, esatto. Il mediano di Mischia non avrà mai un fisico così mastodontico come il suo. Sì, esatto, deve essere un pochettino più mingerlino, ecco. Sì, un po' più veloce sicuramente. Enrico, secondo te possiamo adesso chiedere ad Amar se esiste una signorina Amar? Sì, lo possiamo chiedere. Aspetta che vediamo l'altra canzone. No, sì, non esatto. Ma non ce l'avevo detto qua. Ah, ma ne abbiamo scelte tre e tre le abbiamo proprio consumate. Ora come ora non posso dirlo, dai. Non può dire. 21 anni, Giorgio. Allora, ho detto signorina. Allora, i motivi per cui non può dirlo sono due. O è da poco che vi vedete, oppure sono più di una signorina. Esatto. Oppure ci sono due signorine. No, sto scherzando. Cioè, il problema è che loro sono... bastardi dentro, sì. Ok, perché sanno certe cose. Però dovranno venire in trasferta con noi a Roma, per cui sì, sicuramente domenica. Loro sono professionalmente sono bravissimi, perché io ho imparato con loro, cioè che ho iniziato con loro e ho imparato a conoscerli piano piano e sono veramente molto bravi. Però secondo me vanno a beccare anche certe cose, perché sono dentro
devono andare a prendere, diciamo così. Dobbiamo fare audience. Sì. E Josh, però, sempre audience. Però siamo partiti che Giorgio non rideva mai e adesso invece c'ha il sorriso stampato e te fai finta di niente quando si parlano di queste cose. Come per dire, no, io sono appena arrivato. Lui fa finta di niente perché ha altre cose da farsi perdonare a sua volta, quindi. E allora ci sono gli altarini qua. Vabbè, un giorno li sveleremo allora. Amar, niente, a voi ragazzi il compito di chiudere, diciamo così, questa nostra intervista, anche perché poi c'è l'allenamento che preme e la multa che... Quindi, guarda Alberto, chiuderemo... Che può arrivare. Quindi... Chiudiamo l'intervista ovviamente strappando una promessa, ossia la promessa della vittoria contro la Capitolina. Beh, posso, sì, la promessa è sicuramente quella. Sicuramente sappiamo che non sarà una partita facile, questo è poco ma sicuro, per cui andare lì e pensare di aver già la vittoria in tasca, quello mai. Andar lì sarà una gran battaglia, questo sì, perché loro hanno già promesso sul loro sito che sì, faranno di tutto per non farci passare, e pesa. Nel caso, ma non deve succedere, ma nel caso lasciate giù due persone. Ah, ok. No, tre, anche il fotografo. Anche il fotografo. Vabbè, dai. Amar, grazie mille per essere stato con noi qui a Radio Sandonà e niente, vienici a trovare ovviamente come facciamo. Volentieri. Diciamo volentieri. A tutti, ovviamente le porte sono aperte perché ci fa molto piacere conoscere riportare un attimino quello che è stato ed è tuttora, ma negli anni passati ancora di più è stato uno sport fra i più seguiti nel sandonatese, quindi il rugby. E dovrà tornare ad esserlo. E lo era anche sabato, lo stadio era veramente molto pieno. Bello, ci fa piacere, ovviamente lo speriamo anche non solo con il Petrarca Padova, che ovviamente ha una grande tradizione, ma anche con altre squadre, diciamo così, il rugby deve ritornare a portare tantissima gente allo stadio. Ti auguriamo un in bocca al lupo per domenica. Grazie mille. Contro la Capitolina e niente, noi lo salutiamo e... Grazie ancora, ciao a tutti quanti. E alla prossima, ovviamente. Area di meta. Con RSD scopri il mondo del rugby. Approfondimenti, interviste, ospiti e tutti gli aggiornamenti del rugby Sandonà. Ogni mercoledì dalle 18.30 solo su RSD. Solo su RSD. E qua intanto ci si dà la pazza gioia, gli ultimi minuti ovviamente, dopo una bella intervista da Amar Cudin, è arrivata Sara. Ciao Sara, buona serata. È arrivata in buona compagnia, compagnia di patatine, vino, gingerino. Sì, abbiamo brindato. Abbiamo bivaccato un attimino, Il nostro obiettivo è di far prendere la multa a Cudin per aver bevuto vino che prima dell'allenamento non è riuscita purtroppo. Però c'è una foto che potrebbe incastrarlo. Esatto. Lo ricatteremo così. Esatto, bene, perfetto. Questa è Area di Meta, insieme a Enrico Michelino, Giorgio Pagan. A voi ragazzi la parola. Enrico, parliamo di quello che è successo sabato scorso, direi. Partiamo con gli sponsor. Non prima di aver ricordato gli sponsor. Non prima di aver ricordato gli sponsor, giusto? Che permettano a questa trasmissione di essere realizzata. Io volevo chiedere se era partito col gingerino o col vino. Col vino è partito. No, Alberto, io non ho mai bevuto in vita mia. Non hai mai bevuto? Mai bevuto. Sono così di tuo. Sono del tutto astemio io. È così di suo, praticamente, bene. Quindi vado subito con gli sponsor. Bar Borsa, lo storico bar di Piazza Indipendenza, la farmacia Pilla, quella di Sandonà di Piave, e la farmacia del Consiglio, e la gelateria Sciarra, i più buoni gelati di Sandonà, in via 90, numero 100. Perfetto. Questi sono i nostri primi tre sponsor di oggi. E dopo i primi tre sponsor... Andiamo a sabato scorso. Sabato scorso si è giocata una bellissima partita al Pacifici. Un grande derby. Galeotta fu la touche. Vi ricordate? No, io mi ricordo la che famosa... tu ci avevi detto doveva trasformare quel calcio. Esatto. Noi abbiamo detto no, però meglio che abbia calciato in touche. Però col senno di poi, ovviamente. Ma non sono ancora d'accordo con te, pensa te che non sono ancora d'accordo. No, perché io sono convinto comunque che al di là di quel calcio che poteva essere, diciamo, poteva essere stata provata la realizzazione, ci sono state delle buone e buonissime opportunità per poter portare a casa la partita, giusto? Allora, diciamo subito che la partita è stata persa per 23-25, se l'ha già ricordato prima. Si giocava contro una squadra sulla carta più forte del Sandonà, ossia il Petrarca Padova, una squadra che punta ai playoff. Però al termine degli 80 minuti si esce con tanti rimpianti. Il Sandonà avrebbe potuto vincere se solo avesse prestato un po' più di attenzione in alcune situazioni di gioco. Come quella che ci ha descritto bene prima Cudin sulla seconda meta di Padova. E soprattutto se non avesse avuto i soliti, se Sandonà non avesse avuto i soliti atavici ormai problemi
a schierarsi dopo aver realizzato una meta. Infatti nel momento in cui Robbie Flynn, la nostra ala, era riuscita a segnare una meta che ci aveva portato sotto nel risultato, subito dopo sul ribaltamento di fronte dell'avvio del gioco abbiamo subito una meta dal tallonatore, quindi un uomo della stazza di Amar Cudin, quindi un ragazzone di più di 100 kg. Sicuramente non una gazzella. Sicuramente non una gazzella, che è partito sulla fascia a velocità supersonica ed è schiacciato indisturbato alla bandierina. Pertanto questi sono i soliti problemi del Sandonà. Problemi che dovranno essere risolti al più presto, che comunque non fanno perdere le vere sensazioni positive che si sono vissute nel vedere la nostra squadra sabato scorso. Piare, rammarico tanto, però il risultato manca, però la squadra c'è. Sono anche tante le sensazioni positive. C'è un piccolo problemino, che è quello di Taumata, che niente da fare, ha il piede freddo in questo periodo, ha sbagliato il primo calcio al terzo minuto e poi è stato immediatamente sostituito per sua stessa scelta da Mucelli. Invece per Mucelli c'è una notizia positiva, perché ne ha messi 5 su 5. Mucelli sostituiva Rorato, che ha un infortunio muscolare che dura da un paio di settimane, e un Mucelli quindi è veramente in forma, è tornato ai suoi migliori livelli, 13 punti per lui, e ricordiamo che è anche il record man tra i giocatori in attività come numero di punti segnati. E non era comunque l'unico che mancava, mi pare, sabato. Mancava anche Birchall, il numero 8 per scelta tecnica. Esatto, è stato fatto un turnover, gli è stato fatto riposare, è stata data fiducia a Gianmarco Viane, che abbiamo avuto in trasmissione nelle puntate precedenti qui da noi, e quindi grande fiducia della parte di Dalsì, l'allenatore degli Avanti, per Gianmarco Viane come numero 8, una posizione molto difficile, molto particolare, che va imparata partita dopo partita. Gianmarco Vian, evidentemente, nonostante la sua giovane età, sta già dimostrando di poter essere un titolare nel ruolo. Sta dimostrando molto Gianmarco Vian nel ruolo di numero 8, un ruolo molto delicato, perché fa sostanzialmente da tramite tra Mischia e mediano di Mischia, nel quale ci vuole molta forza, ma anche molta intelligenza e molta tattica. Per dirne una, l'anno scorso era appannaggio del mito come Mamma Molitica. Di un giocatore molto esperto, Molitica, appunto, come Molitica, che ci manca moltissimo sul campo di Sandonà, però con un giovane come Vian ci sono buone prospettive per il futuro, sicuramente. Io mi sbilancio, questa squadra mi sta piacendo molto, devo dire. Se solo avessimo giocatori con un attimo, con qualche anno in più di esperienza, sarebbe una squadra che potrebbe puntare abbastanza in alto. Quindi il materiale umano c'è. Notizie positive anche da Flynn, tu l'hai citato, ha fatto la sua bella meta, mi sembra che sia la quarta dall'inizio stagione, è entrato in palla, cioè voglio dire... Quarta tra campionato e Coppa, quindi 8 gare ufficiali, se non sbaglio, una ottima media, e quello che voglio dire è che Flynn è entrato in gioco, voglio dire, è entrato in condizione molto prima di quanto era successo l'anno scorso, quando era appena arrivato la Nuova Zelanda, quindi evidentemente doveva ancora ambientarsi nei primi mesi, tuttavia ha iniziato già subito a marcare. Bene. E l'anno scorso, avendo giocato praticamente metà del campionato, era stato comunque il secondo migliore realizzatore del campionato di eccellenza. Con 11 mete, quindi abbiamo un giocatore molto importante. Basta aspettare un attimo la crescita di Dion Taumata, che appunto, come diceva Pier Giorgio, deve ancora ambientarsi ottimamente nel panorama sandonatese. Quando anche lui sarà entrato a pieno regime, quindi avrà sia il calcio che il gioco al largo da campione qual è, questa squadra potrà veramente farsi valere anche con squadre molto più forti sulla carta, come appunto Padova o le stesse Viadana e Calvisano, che abbiamo già affrontato in questo avvio di stagione. Un'ultima cosa, ricordiamo che comunque Taumata è stato fondamentale nella meta di Flynn, con un bellissimo calcetto autorecapitatosi, con un'invenzione che sono andato a prendere praticamente, sì, perché potete anche vedere gli highlights della partita sulla pagina di Aria di Meta, tra le altre cose. Per chiudere quest'altra tranche, una piccola soddisfazione, il man of the match della partita. Sì, solitamente il man of the match viene assegnato alla squadra vincente, non è stato così in occasione della partita di sabato, che è stato assegnato a Jaco Erasmus, il nostro seconda linea, che la dice lunga comunque sul fatto che la partita in ogni è stata caso in sostanziale equilibrio, equilibrio. Il Sandonà avrebbe potuto vincere fino all'ultimo se non ci fosse stata qualche disattenzione, e probabilmente anche qualche disattenzione arbitrale che ci ha un po' penalizzato. Ma qui entriamo un po' in un altro tema che non è del rugby solito, quello che resta ovviamente è il man of the match a Jaco Erasmus, che praticamente in touche non ha concesso niente con la sua altezza superiore ai 2 metri. Perfetto, diamo spazio alla regia e ritorniamo tra poco con Area di Meta. Pubblicità.
E questa è l'area di meta insieme a Enrico Michelino, Giorgio Pagano, Alberto Maschio e ovviamente le buone foto che vedete, le bellissime foto che potete vedere in area di meta, naturalmente anche condivise sia sulla pagina Facebook di RSD se sul nostro gruppo, ovviamente sono direttamente recapitate da Filippo Battistella che sta già preparando il book per il prossimo book, diciamo, per questa settima puntata di Area di Meta. Ci siamo ragazzi, pronti per i prossimi tre sponsor, abbiamo una voce, insomma. Una voce migliore della mia, vediamo come va. Che voce. Ricordiamo, Sara, la voce ufficiale del rugby San Donà, allo Stadio Pacifici, partiamo col primo. Prego. Pavanello Mobili. Ovvero il negozio di mobili in via Kennedy. Idexè. Ovvero il negozio di abiti per bambini da 0 a 14 anni in via Battisti. Mocca Cica. Ovvero la distribuzione di torrefazioni caffè di Franco Zanetti. Cioè lui è, che si trova dove? No, copre tutta la provincia. Impreparato, è impreparato. Lui si è sciolto proprio. Cioè non era così la prima puntata, è vero? Lui non era così, cioè lui proprio è andato. Ormai... Sento il Natale, sta arrivando il Natale. Sì, è vero. Sì. Allora, senti già il Natale adesso? Sì, sono 20 gradi. Non ti dico... Ha già iniziato col panettone lui, eh? Io non ti dico quanto odio l'IKEA, perché è stata la prima a lanciare lo spot su Natale, non so se hai visto, in onda da una settimana più o meno. Praticamente, e a me mette tristezza, perché voglio dire, siamo a novembre... Vuol dire che è già finito l'anno, esatto, praticamente. E l'IKEA l'odio. Ma cioè, se è finito l'anno vuol dire che ci si avvia verso l'estate. Esatto. Hai voglia, ne manca ancora. Estate da Cudine, ricordiamolo. Esatto, sì, bisogna andare in Dalmazia, bisogna andare. Sì, in Dalmazia. Perfetto. A Split. Spalato. Spalato. Allora, una cosa da ricordare e poi ovviamente chiederò ai miei compagni di viaggio, Enrico e Giorgio, un commento, ovviamente un commento più che altro una considerazione, perché domenica prossima, tra le altre cose, loro non saranno ovviamente presenti in loco, ma saranno a testimoniare direttamente sul campo la partita Capitolina Roma contro M3 Amatori Rugby San Donà. Saremo lì a Roma nel campo della neopromossa, ma qui a San Donà ci sarà una cosa molto importante che... Esatto, una cosa molto importante. Ci sarà la diretta ovviamente, perché continuerà diretta stadio in compagnia ovviamente mia, però questa volta, questa domenica, perché ricordiamo che la partita ci sarà domenica a partire dalle ore 15 e quindi la diretta sarà a partire dalle ore 15 in diretta dal Caffè Roma qui a San Donà di Piave. Quindi sì, ovviamente è l'occasione per molti tifosi di magari trovarsi insieme anche quando la squadra non gioca in casa ed è lontano più di 600 chilometri, è l'occasione di trovarsi al Bar Roma, insomma, e ascoltare insieme quello che faranno i nostri ragazzi. Esatto, e ci sarà ovviamente la musica, ovviamente, ma in ogni caso gli aggiornamenti molto molto pressanti e ci auguriamo che siano degli positivi. Aggiornamenti molto molto positivi. Beh, diciamo, sai che io non sono mai scaramantico. No, io beh. Dico che saranno aggiornamenti positivi. Beh, poi basta. Vedremo come andrà. Io ne sono convinto. Facciamo girare Sara. Io penso che il rugby non sia un gioco come il calcio, dove sai, tante volte le situazioni possono portare a ribaltamenti di risultati anche molto imprevisti, oppure squadre molto forti magari non riescono a vincere con squadre molto deboli nel calcio. Mi viene in mente l'Italia agli ultimi mondiali che non ha vinto con la Nuova Zelanda o cose di questo tipo. Beh, diciamo una cosa, che comunque nel rugby è molto molto difficile, forse impossibile, che si vinca di culo. Esatto. È impossibile. Secondo me il rugby è uno sport che mette sempre in risalto i veri valori. Quando una squadra è nettamente più forte, solitamente vince, anzi al 99,9% dei casi vince. Considerando io che il rugby San Donà è più forte della Capitolina, mi sento di dire che la vittoria potrebbe esserci abbastanza facilmente. E a proposito, Enrico, per introdurre l'argomento sulla prossima giornata, vado rapidamente a leggere qual è la classifica attuale, quella che le squadre avranno, quelli che saranno i punti che le squadre avranno la prossima giornata, ovvero vediamo in testa Padova con 17 punti, poi seguita da Viadana a 16 punti, e queste sono squadre che hanno fatto tutte le 5 partite. Poi iniziano gli asterischi con Rovigo a 15 punti in terza posizione, però una partita in meno. Calvisano e Prato e Mogliano accoppiate a 13 punti, sempre con una partita in meno, quindi quarta, quinta e sesta. E poi abbiamo il nostro San Donà, anche lei con tutte le 5 gare giocate e 11 lunghezze, seguita dalle Fiamme Oro
8 punti, Lazio, l'ultima squadra che non ha giocato una giornata, 6 punti, Capitolina, ovvero la nostra prossima avversaria che fino adesso ha vinto una sola gara in casa con Reggio Emilia alla seconda giornata di campionato, e in fondo proprio Reggio Emilia, ovvero la, con un solo punto, la squadra che abbiamo battuto alla quarta giornata di campionato in casa. Esatto, invece il programma di questa giornata che si andrà a giocare per tutte le partite domenica alle ore 3, vedrà affrontarsi Calvisano contro Reggio Emilia, la Capitolina Roma appunto contro il nostro Sandonà, le Fiamme Oro Roma in casa contro Petrarca Padova, Mogliano in casa contro Prato e Rovigo contro la Lazio. Riposerà Viadana, che quindi sarà la sesta squadra a avere una partita in meno nel computo della classifica. Partite interessanti? Oltre, la sfida più interessante per quanto riguarda le posizioni alte della classifica è Mogliano contro Prato, che sono le due squadre, sono entrambe a 13 punti in terza posizione. E poi le altre partite invece sembrano già tutte abbastanza scritte, sembra abbastanza chiara la vittoria di Calvisano in casa contro Reggio Emilia, così come quella di Rovigo in casa contro la Lazio. Soffrirà magari un po' di più il Petrarca in casa delle Fiamme Oro, e speriamo che Sandonà non faccia scherzi, non faccia scherzi in quel di Roma contro la Capitolina. Capitolina che in casa due giornate fa ha perso con Prato per 3-38, Prato che poi noi avevamo battuto invece alla nostra prima partita in casa qui al Pacifici, quindi 35 punti ha preso la Capitolina in quell'occasione, con una squadra che ha una forza più o meno paragonabile con quella dei nostri biancocelesti. Questo dà ragione a Enrico quando dice che la partita dovrebbe essere già abbastanza scritta nel suo copione principale. E dà ragione ancora di più il risultato della settimana scorsa della Capitolina, che ha perso in maniera clamorosa e veramente totale contro Viadana fuori casa per 57-0, pertanto vengono anche da una batosta non indifferente. Partita comunque molto proibitiva, ovviamente, se vogliamo essere sinceri, perché Viadana, conosciamo tutti il valore. Era un Viadana che squadra si doveva riscattare, scusa Enrico, dalla sconfitta precedente contro Mogliano, contro Petrarca Padova. Contro Padova, scusa, è un Padova quindi molto lanciato, mentre Mogliano è andata a perdere, è stato il primo stop del campionato per lei, perché è andata a perdere con Rovigo. Contro la corazzata Rovigo. Per quanto riguarda la Capitolina, per chiudere così il discorso, diciamo è una squadra molto sui generis, è una squadra composta da quasi da tutti i giocatori italiani, tutti i giocatori del vivaio della Capitolina, che appunto punta molto sulle forze interne senza andare a pescare da campionati esteri come fa anche il Sandonà. Perfetto, quindi ricordiamolo ovviamente, l'incontro domenica alle ore 15 vi verrà ragguagliato e ci saranno i continui aggiornamenti direttamente dallo stadio, da Roma, Capitolina Amatore Rugby Sandonà, insieme a Enrico Michelino e Giorgio Pagan, e li potrete seguire anche in diretta dal Caffè Roma, dove potrete seguire la diretta, magari fare quattro chiacchiere, ovviamente stare in compagnia per una sorta, diciamo così, di Amarcord, se vogliamo, come si faceva una volta, si andava ad ascoltare le partite magari dove se ne aveva la possibilità di farlo, alla radio, e tornare un pochettino indietro e socializzare, come si dice in questi casi, perché è sempre bello ritrovarsi in una situazione del genere. Domenica prossima, quindi ricordiamo, l'incontro a partire dalle ore 15. Pubblicità. Si chiama The Marshall Mathers, il nuovo lavoro per Eminem, The Monster, insieme a Rihanna. È un personaggio comunque che fa sempre il suo bel effetto, una nuova hit list prossimamente anche su RSD. Si torna a parlare di Area di Meta, o meglio si torna con Area di Meta, l'appuntamento con Enrico Michelino e Giorgio Pagan. Vi vedo un po' pensierosi, ragazzi, siamo già concentrati sulla sfida di domenica. No, e sul viaggio che ci attende. Non ci crede nessuno. Non ci crede nessuno perché ha microfoni spenti, voi ne raccontate di cotte e di crude, insomma. È vero? Noi sappiamo tante cose di voi che non diciamo, però per ovvi motivi. Come? Quando magari ti arrabbierai, ti toccherà anche dirle. No, ma non mi arrabbio mai. Io alla radio non mi arrabbio mai, no. Poi scusa, ti diamo ragione di arrabbiarti noi. Assolutamente no, insomma. Ma raccontateci anche un po' di voi ogni tanto, perché magari chi sta dall'altra parte vuole conoscervi un attimino. Aspettiamo che qualcuno ce lo scriva su Enrico, Facebook, chi è Giorgio, ovviamente. Di noi lo può fare scrivendo. Oppure lo possono sapere soltanto le persone vicine a voi. Ci teniamo le cose per noi, dai. Vabbè, io ho la pretesa di pensare di avere qualcuno vicino. Esatto, che ma non è vero, sei falsissimo, sei falso, ma di quelli proprio falsoni proprio.
Però va bene, dai, siete simpaticissimi. Comunque, noi siamo qua, rispondiamo a qualunque tipo di domanda se ce la fanno sulla nostra pagina. Se ce la fanno, quella è la cosa importante. Solo ed esclusivamente sul rugby, giusto? Sì, dai, diciamolo sì. A noi piace indagare sugli altri, ma su di noi ci stiamo abbastanza abbottonati. Abbottonati. D'accordo. Si ritorna a parlare di rugby e l'ultimo è sì, è fatto, non si vede con la webcam perché non ce l'abbiamo, però il gesto è quello di la strizza c'è per Giorgio. Ha cambiato colore perfino, eh. E vabbè, dai, torniamo a parlare di rugby e lo facciamo ovviamente nell'ultima tranche di informazioni per quanto riguarda questa sera area di meta. E come da tradizione andiamo sul rugby internazionale. Visto che avevamo già annunciato la settimana scorsa, Alberto, parleremo un po' della nazionale, italiana, che scenderà in campo questo sabato alle ore 15. Si giocherà a Torino per un attesissimo Italia-Australia, che sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky, quindi gli appassionati che hanno Sky potranno seguirla appunto su quella piattaforma satellitare. La partita è molto, molto importante. L'Italia secondo me parte nettamente sfavorita contro l'Australia, che ha perso la settimana scorsa contro l'Inghilterra, pertanto parte con gli sfavoriti del pronostico, come sempre la nazionale italiana quando gioca contro queste grandi squadre molto blasonate. Noi con quasi tutto l'emisfero australe sì, siamo... Però Enrico, Dazio. A proposito, c'è un buone notizie per la partita dell'anno scorso. Sì, la partita dell'anno scorso era una partita che l'Italia stava quasi per vincere. Sì. E se non sbaglio, com'è finita? Per pochi punti. Sì, è finita per pochi punti. Quindi, quanti non me li ricordo, devo essere sincero che vado a memoria. Tuttavia, l'Australia, Enrico, tu sei pessimista, viene in ogni caso da un cattivo quattro nazioni. Sì, disastroso. Dove ha vinto solo contro l'Argentina, esatto. Le due gare contro il Pumas. Disastroso quattro nazioni che tra l'altro ha visto il cambio d'allenatore in corsa, se non sbaglio, oppure è stato cambiato prima? Avvenuto pochi giorni prima dell'inizio del quattro nazioni. Ecco, e poi non ha portato proprio per il meglio, a parte che comunque bisogna sempre dire che il quattro nazioni è giocato tra squadre di altissimo livello, soprattutto Nuova Zelanda e Sudafrica, quindi anche ci sta un anno, diciamo, che l'Argentina male. Che è una buonissima squadra, ma che sta facendo rodaggio, diciamolo francamente. Ancora, però, insomma, siamo un po' come l'Italia nel sei nazioni, deve ancora rodare, entrare bene. Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica e Argentina, hai detto niente, insomma. Hai detto quindi il meglio del rugby mondiale. Quindi, esatto. Tornando al discorso, l'anno scorso c'è un buon precedente, come si diceva, perso per pochi punti. Quest'anno, a mio avviso, sarà più difficile. Io sono sempre abbastanza pessimista quando si parla di nazionale italiana di rugby. Storicamente ho sempre difficoltà a interpretarne bene il gioco. Diciamo subito che non giocheranno i due sandonatesi che erano stati convocati per i pre-allenamenti, pre-convocazioni, entrambi rimandati a casa. De Marchi per problemi fisici, non si è ancora ripreso dall'infortunio subito con la Benetton, e invece per scelta tecnica Ruggero Trevisan, che non è stato scelto come estremo. Non ci saranno quindi giocatori provenienti da Sandonà o che hanno a che fare con Sandonà. Questa volta in è andata campo, così. A Torino. Non è detto ovviamente per le prossime partite. No, ma De Marchi si sa è un pilone, un titolare inamovibile della nostra nazionale, esatto. Ormai è fuori solo per questioni di salute fisiche. Esatto. Questo sarà il primo dei tre test match della nazionale azzurra, test match che verranno giocati da tutte le altre nazionali importanti del mondo e che quindi vedranno una pausa nei campionati nelle tre settimane di novembre. Pausa di campionati che riguarderà anche la Celtic, che comunque ha giocato la settima giornata nello scorso fine settimana. Enrico, il Treviso è andato a Cardiff, la squadra dove giocava tra l'altro il Mama Molitica, che abbiamo citato prima di venire al Sandonà. Treviso ha perso fuori casa per 17-13 e scivolata indietro in classifica, ora è decima con 11 lunghezze, 2 vittorie per lei e 5 sconfitte. Le Zebre sono andate in Scozia, Edimburgo, contro una squadra non di primo livello, comunque hanno tirato fuori un'ottima partita, purtroppo perdendo per 25-23 e si trovano undicesime a 8 punti. Entrambe le squadre italiane hanno preso un punto in classifica in quanto hanno subito una sconfitta, ma per poche lunghezze. È molto più importante il risultato delle Zebre di Edimburgo, che hanno fatto veramente un'ottima partita e hanno anche rischiato di vincerla. E invece abbiamo visto abbastanza deludente il risultato della Benetton fuori casa, sempre fuori casa però a Cardiff, una squadra non molto forte. Si poteva pensare qualcosa di più. A inizio stagione sicuramente lo staff della Benetton
aveva cerchiato con un bel bollino rosso questa partita, perché a mio avviso poteva essere una di quelle sfide da vincere fuori casa per la Benetton Treviso. Anche perché l'altro anno, ricordiamolo che comunque l'impegno della Benetton in campo estero, tra virgolette, insomma, in questo tipo di competizione non era stato proprio malvagio, insomma. No, sì, arriviamo settimi, mi sembra. Sì, neanche quest'anno è così malvagio, però non è... Però non sono partiti ci benissimo. Si aspettava di più, però la stagione, esatto, è ancora molto lunga. Esatto. Questa squadra risolverà grandi sorprese. Chiudiamo. Scusa, volevo dire che va bene per le Zebre invece, cioè, molto bene, nel senso, non sono più il materasso che erano l'anno scorso. Hanno vinto la loro prima gara, quest'anno l'hanno pareggiata, ne hanno pareggiata una con gli Scarlets, che è una squadra una gallese squadra, sì. Quindi sta crescendo la franchigia federale. Ti ridò la parola. Chiudiamo questa nostra puntata di Area di Meta con una notizia. Sappiate, l'avevamo già annunciato la settimana scorsa, si stanno giocando in Inghilterra e in Galles i mondiali di rugby a 13, una variante del rugby, chiamata Rugby League. Sì, il rugby, ricordiamo, si divide in due codici sostanzialmente, l'Union, che è quello che giochiamo noi a 15, rugby union, e il rugby League, come dicevi te Enrico, che si gioca a 13. E ultimamente c'è anche il rugby a 7, che è però un'altra versione. In realtà è un calcetto, perché è un rugby union giocato in 7 invece che in 15. Sì, però sempre su campo della stessa dimensione, quindi è un'altra variante, lo approfondiremo meglio un'altra volta. L'avevamo già approfondito un po' con Giacomo Sol nella prima puntata. Comunque, si sta giocando questo mondiale di categoria, quindi di rugby league. L'Italia, che avevamo già parlato la settimana scorsa, è una nazionale formata da tutti i giocatori australiani, nessun italiano. Gran parte, poi c'è anche qualche inglese, comunque... competono sotto il tricolore. Esatto. Hanno pareggiato contro la Scozia e mantengono la guida del loro girone. Ci sono buone prospettive per il proseguo di questo torneo. La prossima partita sarà il 10 con Tonga. Si potrà vedere in streaming per avvicinarsi a questa variante del rugby giocata molto più veloce, non prevedendo le fasi di mischia chiusa. Enrico, né di touche, esatto. Enrico, andiamo anche a dire cosa è successo della Serie C. Serie C, che ha vinto? Esatto, ricordiamo che il Sandona Rugby, che era una squadra B che compete nel Serie C1, Girone 2, un campionato veneto, ha vinto contro il Valsugana Rugby Padova per 29-0, conferma quindi di essere una delle formazioni, come ci si poteva aspettare, più forti del suo girone, insieme a Padova che incontrerà domenica 10 alle 12:30, fuori casa, quindi a Padova. Le due più grandi forze di questo campionato di Serie C1 si confronteranno domenica 10. È sempre Sandona a Padova, insomma. Perfetto. Ricordiamo velocemente i nostri 6 sponsor che hanno permesso la realizzazione di questa puntata. Pier, vai. Allora, Bar Borsa, lo storico bar di Piazza Indipendenza, Farmacia Pilla di Sandona di Piave, Gelateria Sciarra in via 90 numero 100, Pavanello Mobili in via Kennedy, Idexail, negozio abbigliamento per bambini in via Battisti, e Mocca Cicca Caffè, distribuzione Torrefazioni. E con questo, caro Alberto e cari radioascoltatori, noi abbiamo concluso la settima puntata. E ci vediamo quando? Ci sentiamo. Noi ci risentiamo ovviamente mercoledì prossimo. Il campionato continua, ovviamente. C'è una pausa, ma quando è questa pausa? Si giocherà il campionato, ricomincerà a dicembre. Scusa, 30, il 30. Il 30, boh, perfetto. Però comunque, la prossima giornata è pausa per il Sandona. La prossima giornata è pausa. La settima giornata, che è il 22 novembre, è pausa per il Sandona. Mi sono confuso. Il Sandona ritornerà al campo. Aspetta, voglio che lo dica lui, perché tanto per capire quanto ridicolo è questo campionato, queste giornate di campionato, queste pause, ovviamente. Ti sfido a dire una data quando ricomincerà a giocare il Sandona la prossima in campionato. Non lo so, penso dopo che si è riposato, o no? No, è il 22 dicembre, quindi abbiamo 2 mesi di pausa dal campionato per il Sandona. Giocheremo in Coppa Italia. Giocheremo il 7 dicembre in Coppa Perfetto. Italia. Perfetto, e niente, comunque continuate a seguire Area di Meta, perché ovviamente ci sarà l'appuntamento con Enrico Michinello, Giorgio Pagan, Alberto Maschi ai microfoni. Filippo Battistaro ovviamente documenterà il tutto per rendervi partecipi anche sulle varie pagine di Radio Sandona, sul gruppo e naturalmente sulla pagina di Area di Meta. È tutto. Ragazzi, l'appuntamento è ovviamente domenica. L'appuntamento rinnovato per domenica in diretta, ci potrete seguire direttamente dal Caffè Roma, saremo in diretta per raccontarvi tutti gli aggiornamenti relativi alla partita Capitolina Roma Amatori Rugby Sandona, che vi verrà raccontata, ci verrà raccontata direttamente dallo stadio da Enrico Michelino e Giorgio Pagan, e ovviamente in bocca al lupo anche a voi. Un saluto a tutti. Salutatemi la lupa. Lo faremo, ovviamente. Un saluto a tutti. Alla prossima. Area di Meta. Con RSD scopri il mondo del rugby. Approfondimenti, interviste, ospiti e tutti gli aggiornamenti del rugby Sandona. Ogni mercoledì dalle 18:30 solo su RSD. Solo su RSD.